Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a noi. Buongiorno a voi, buongiorno a noi, buongiorno a tutti e buongiorno per tutto il giorno. Oggi celebriamo la terza domenica di Avvento, domenica della gioia. Meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 3, versetti 10 a 18. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: "Che cosa dobbiamo fare?" Rispondeva loro: "Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto." Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: "Maestro, che cosa dobbiamo fare?" Ed egli disse loro: "Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato." Lo interrogavano anche alcuni soldati: "E noi che cosa dobbiamo fare?" Rispose loro: "Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe." Poi il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuore loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la palla per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile." Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Ecco, abbiamo questa domenica della gioia. Qual è il motivo della nostra gioia? Il motivo della nostra gioia lo troviamo in questa seconda lettura, San Paolo che dice: "Ecco, rallegriamoci perché il Signore è vicino." Il Signore è vicino, non è più lontano, è proprio vicino. E questo ci dà più gioia perché l'attesa si riduce. Abbiamo aspettato, aspettato, aspettato e adesso la nostra speranza sarà una realtà, sarà colmata, realizzata, perché il Signore è vicino. Il Signore è vicino. E poi nella prima lettura il profeta Sofonia dice: "Ecco, quando il Signore verrà, viene a salvarci, a liberarci da ogni male, da ogni cosa, lui viene a salvarci." Ecco il motivo della nostra gioia. Dunque, la vicinanza del Signore che suscita, che rialza, oppure che ci dà ancora più speranza. Finalmente arriveremo al giorno tanto atteso, alla nostra salvezza. Ma la domanda è di sapere: ma oggi siamo pronti a accogliere questa grazia, a entrare in questa allegria, in questa gioia che il Signore ci offre? Siamo pronti, siamo disposti? Penso che c'è da riflettere sulla domanda che Luca ha sottolineato più volte: che cosa dobbiamo fare? Ecco, carissimi, che cosa dobbiamo fare per arrivare a questa gioia, accogliere questa grazia, ricevere il battesimo, cioè convertirsi, la conversione. Questo battesimo che Gesù ci darà con lo Spirito Santo. Ecco, carissimi, dobbiamo ricevere un battesimo. Ciò significa che ci significherebbe, ognuno dovrebbe interrogarsi: che cosa devo fare? Che cosa devo cambiare dentro di me per avere allegria? Che cosa devo fare per mettere la pace dentro di me, la tranquillità dentro di me? Che cosa devo fare per seminare la gioia in famiglia, la tranquillità in famiglia? Che cosa devo fare per amare di più la mia moglie, il mio marito, i miei figli, i nipoti, la famiglia? Che cosa devo fare? Che cosa devo fare per mantenere un buon rapporto con il Signore? Che cosa devo fare per cacciare via questa pigrizia che mi impedisce di andare a messa ogni tanto? Che cosa devo fare per portare avanti il mio lavoro? Che cosa devo fare per trovare un lavoro? Che cosa devo fare per vivere degnamente? Che cosa devo fare? Qui tocca invocare proprio lo Spirito Santo, questo Spirito di cui riceveremo il battesimo.
Lo Spirito Santo ci illuminerà, ci indicherà che cosa dobbiamo fare. C'è la risposta, ce l'abbiamo, convertirsi, ma con l'aiuto suo. Ecco, carissimi, da soli non ce la faremo mai. Invochiamo lo Spirito per accompagnarci in questo cammino di conversione, in questo cammino di cambiamento, per giustamente arrivare a una gioia che sarà perfetta e nessuno verrà a togliercela, perché la riceveremo dal Signore. Che Dio vi benedica e che sia la vera gioia dentro di voi, che Dio vi protegga sempre. E sia la gioia, e sia la pace, ecco, che sia la gioia, che sia la pace in voi. Santa Domenica a tutti.